Nella piccola frazione di San Pietro di Isola del Gran Sasso, gli ospiti del centro migranti Salam si sono adoperati nella preparazione dei pacchi alimentari e di mascherine realizzate a mano dagli ospiti del centro per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà di Isola e Castelli, per ringraziarli dell'ospitalità, dell'accoglienza e del sostegno ricevuto e per dare il proprio contributo allo Stato italiano in piena emergenza. L'iniziativa della distribuzione degli aiuti umanitari in materia di cibo nasce dalla volontà dei ragazzi ospiti nei centri di accoglienza della prefettura di fare anche loro qualcosa per la popolazione italiana. In realtà nasce proprio da loro, in una giornata in cui appunto io stavo distribuendo a loro i pacchi del cibo, e autonomamente hanno cominciato a dividere dal pacco quello che a loro dire dovevo ripartirlo appunto tra le famiglie del paese. Un'importante iniziativa solidale organizzata sotto coronavirus sono numerosi pacchi alimentari raccolti e preparati nella sede del centro dei migranti, che sono stati consegnati alla protezione civile dei due comuni della Valle Siciliana, che li ha distribuiti porta a porta ai nuclei familiari individuati dall'indagine svolta dagli uffici municipali competenti. Mi sono sentita di andare appunto dai sindaci delle città che ci ospitano e dai servizi sociali, chiedendo appunto se c'erano delle famiglie che avevano bisogno di aiuto. Ovviamente la risposta era affermativa e di conseguenza ho interessato il Banco Alimentare di Taranto, il Banco Alimentare di Pescara, avendo appunto come sedi dislocate sia in Regione Abruzzo che in Regione Puglia. E dopodiché, grazie anche all'aiuto di un imprenditore romano, Angelo Colozza, siamo riusciti a raccogliere delle quantità di cibo inimmaginabili. Si tratta di più di 1.000 chili di pasta e di tanti altri generi alimentari, dal pesce alla verdura, al pane, ai legumi e soprattutto anche gli alimenti per i bambini, quindi gli omogenizzati, latte in polvere, le minestre appunto per i più piccoli. E questa lista, che inizialmente era composta da una trentina di famiglie, si è andata sempre più ad allargare e anche il nostro intervento si è espanso, cioè dalla regione Abruzzo, dalla regione Puglia, è passato anche in regione Lazio, e riuscendo in totale ad aiutare circa 400 famiglie.